A due passi dalla nostra scuola, in pieno centro, puoi avere la possibilità di osservare da vicino un'antica, anzi due antiche strade romane. Dove si trovano? Semplice. Si trovano nell'area archeologica collocata sotto il teatro La Fenice. Qui, durante i lavori di costruzione del nuovo teatro, intorno agli anni 90, sono venute alla luce le tracce dell'antica colonia romana di Sena Gallica e sono solo una minima parte. Ebbene, nella parte di città romana che è stata portata alla luce in quest'area di Senigallia spicca la presenza di due strade lastricate, di due vie strate, come si direbbe in latino. La prima, come si vede nell'immagine, ha un andamento nord-sud e l'altra est-ovest. Si tratta rispettivamente di un cardine, nord-sud, e di un decumano, est-ovest, di un cardine e di un decumano minori, cioè decentrati rispetto all'incontro dei due assi o vie principali che dividevano in quattro sezioni la pianta quadrata dell'antica città romana, di Senigallia e di tutte le città fondate dai romani. Nel disegno abbiamo una ricostruzione dell'incrocio delle due strade o strade di cui abbiamo parlato, ai lati i resti di quella che doveva essere una taberna, cioè un luogo di ristoro, una sorta di albergo e insieme anche di ristorante per coloro che avevano bisogno di sostare in città, e poi i resti di un'ampia domus o residenza signorile che affacciava sulla strada. Le due strade sotto la Fenice sono rivestite con basoli, blocchetti di pietra usati per le pavimentazioni stradali, ricavati da ciotoli di fiume. Essi hanno una faccia piana e una sezione quasi conica. Il basolato o pavimentazione stradale delle due strade della Fenice mostra evidenti segni lasciati dalle ruote dei carri. Si tratta di due coppie di rotaie che testimoniano un traffico intenso di veicoli, dovuto evidentemente alle attività commerciali che si svolgevano nella colonia di Sena Gallica.